Ciao a tutti, siamo Chico e Bobo Cerea del ristorante da Vittorio e siamo qui con voi oggi per raccontare la nascita di un piatto che diventerà uno, penso, dei signature dish della nostra nuova avventura al Dav Mare di Portofino. Giusto Bobo? Eh sì, abbiamo questo risotto che troverete in carta il nostro ristorante in collaborazione con Belmont in piazzetta Portofino. Si chiama risotto con pesto, gambero di Onelia ed emulsione di pomodoro. Abbiamo quindi i nostri ingredienti per la ricetta: il cuore di bue, polvere di pane con carbone alimentare, scalogno, aglio, timo, parmigiano. Poi abbiamo il pecorino che servirà sempre per il nostro pesto, i pinoli collegato al pesto, non può mancare il risotto Carnaroli San Massimo che portiamo la Lombardia in tavola, il basilico e guarda qua Chico che gamberi sono appena arrivati. Fantastici. Da Onelia. Per questa ricetta ci sono quattro passaggi fondamentali che andremo a illustrarvi, che sono la preparazione del brodo, di pollo in questo caso, e vi spiegheremo perché, la crema di pomodoro cuore di bue, il pesto e la bisque dei gamberi stessi. Naturalmente viene fatto un brodo normale, siedano, carote e cipolle, è un bel pollo nostrano tutto a freddo, in modo che il nostro pollo lascia andare tutti i suoi sapori nell'inizio della bollitura. E abbiamo fatto un brodo di pollo per andare a equilibrare un po' il sapore e fare un trait d'union tra il risotto della Lombardia, il pesto e il gambero di Onelia, che ha un sapore abbastanza intenso. A volte abbiamo visto che insomma c'è un bel equilibrio, un bel gioco di sapori. Ci sta come ci sta la freschezza della crema di pomodoro cuore di bue, che prendiamo, pegliamo, lo schiacciamo, lo mettiamo a macerare in un sacchetto sottovuoto una notte con dello spring onions, un pochino d'aglio, del timo e lo teniamo così una notte. Il giorno dopo leviamo l'aglio, il timo, i profumi, mixiamo tutto in un mixer e otteniamo una crema spumosa di pomodoro. Poi abbiamo la nostra bisca. La nostra testa di gambero andiamo a scottarla in pentola con dello scalogno, del timo. E ma se vogliamo anche un pomodoro per dare un po' di colore. E poi ci mettiamo del ghiaccio in modo che lo sbalzo di temperatura tra il caldo e il freddo permetta alla nostra testa di gambero di far uscire tutti i suoi succhi più buoni, insomma. Naturalmente, in ultimo, il re delle preparazioni ligure, che è il pesto alla ligure, fatto naturalmente di rigore con il mortaio, viene preso l'aglio, tolta l'animina, messo del sale, schiacciato e man mano si aggiungono i pinoli, il pecorino come il parmigiano, il basilico e il buonissimo olio extravergine ligure. Però adesso bando alle ciance e andiamo a finalizzare il nostro risotto. Che ho anche un languorino io sinceramente. Ancora? Sempre. Incominciamo a cuocere e preparare il nostro risotto. Quindi il nostro pentolino, goccio di olio, pochissima cipolla tagliata finissima. Quando questa, vedete, incomincia a trasudare, ci mettiamo il nostro risotto. La tostatura deve essere lenta, continua, non troppo invadente, però deve essere tostato molto bene. Questo permette al chicco di chiudersi e far sì di trattenere l'amido inizialmente. Dopo questo andiamo a deglassare con del vino bianco, facciamo evaporare completamente il vino perché tenga il profumo ma tolga l'acido e poi bagniamo col nostro buon brodo. Dopo 8-9 minuti di cottura, cosa succede?
che il nostro amido incomincia a rilasciarsi nel riso stesso. È qui che il chicco inizia ad assorbire e ad apprendere sapore. Adesso ci stacchiamo dai fornelli e andiamo in fase di mantecatura. Ricordatevi, la mantecatura mai sul caldo, sempre a temperatura sui 60 gradi. Anche per tenere il colore del nostro pesto bello verde con la clorofilla bella viva, mi raccomando, lo mettiamo all'ultimo minuto perché altrimenti perdiamo tutto il colore. E anche la nostra testa del gambero la schiacciamo proprio in mantecatura. Quando andiamo a mettere il pesto, schiacciamo la testa del gambero e i nostri profumi lì verranno fuori, che sarà una roba spettacolare. Mi raccomando, sono piccoli particolari che fanno la differenza. Iniziamo con la pulizia del gambero. Questi gamberi qua sono gamberi eccezionali, uno dei migliori gamberi d'Italia e nel mondo. Zona soprattutto quella ligure, poi ci sono altre parti d'Italia che ce l'hanno, però il sapore, la dolcezza, la delicatezza di quel gambero qua è veramente rinomata. Metto su questo così. Così, una piccola marinatura in quest'olio. Prima di mettere il nostro pesto, guardate qua con il nostro gambero cosa facciamo, eh? Ok, eh? Andiamo proprio, come diceva Chicco, quei gamberi qua meritano di essere proprio sfruttati al massimo. Al massimo, sia per il prezzo sia per la bontà. E per il rispetto del prodotto. Assolutamente. Guarda qua. Ok, adesso è il momento di mettere il nostro pesto, eh? Voilà. Vai, Chicco. Guarda che bel colore, guarda che verde. E che profumo! Messo così all'ultimo, ti immagini con la piazzetta davanti, che roba, eh? Basta. Iniziamo a impiattare, eh? Allora, voilà. Perfetto. Voilà. Guarda qua, piatto blu, colore del mare, bello. Che almeno giochiamo in casa. Un po' di sale, un po' di pepe, un po' di zest di lime. E voilà, andiamo a lavorarlo un po', voilà. Che buono, che profumo che c'è. Voilà. Vado, ricopro, eh. Ok. Anche un po' sul risottino. Ok, buono, ok. Adesso abbiamo anche la crema di pomodoro. Voilà. Com'è bella cremosa questa. Faccio ancora quello qua. Io per accentuare un po' il nostro pesce, aiutarlo un po' come sapore, mettiamo un po' di uova di salmone e dà ancora un po' di sapore di mare. Voilà. Vuoi alzare bocche poi? Olè. Ok. E completiamo con questo qua, appunto, questo pane a carbone alimentare appena appena, eh? Bello. Ma sai che ho un po' di acquolina io? Passami un cucchiaio che proviamo, dai. Vai. Tocca a me, sto giro tocca a me. Vai. Assaggiamo, eh? Vai. Babbo, guarda che ti chiamano di là, eh. Ecco qua, il nostro risotto adesso è terminato. Speriamo sia stata una ricetta che vi è gradita, vi è piaciuta. Se volete, provate a farlo a casa. Ma soprattutto vi aspettiamo a provarlo a Portofino. Ciao. Ciao a tutti. Ciao.